penne stiro in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne. Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici, uno studio che si tinge di verde, questa è un'idea del nostro Pierangelo Buttazzoni in onore dei nostri benamati alpini che prossimamente domenica si ritroveranno a Treviso per l'adunata, grazie, ecco questa è appunto la grafica curata dal nostro regista, si troveranno a Treviso per appunto celebrare questa straordinaria realtà tipicamente italiana. Ve la racconteremo, vi daremo alcune anticipazioni questa sera. Domenica approfittiamo anche dell'occasione per dirvi che nell'ambito della diretta del campanile della domenica dalle ore 11 ci saranno delle finestre che apriremo proprio su Treviso e poi ci sarà la partita fra Crotone e Udinese e anche in quel caso attorno alle 16 perché quello è l'orario presunto di sfilamento dei nostri. Ce n'è una buona parte qui in studio, sfileranno proprio davanti al palco autorità e anche in quel caso finestrella e vi mostreremo i nostri alpini del Friuli Venezia Giulia che sfileranno. Io direi di cominciare immediatamente con una realtà che ringrazio, la banda alpina di Gemona, diretta da Andrea Comoretto, c'è il mazziere che è Marco Sartor e li facciamo entrare così con l'inno degli alpini. Eccoci qua. Maestro, allora, vieni pure al centro. Buonasera e grazie per aver accolto il nostro invito. Un saluto anche al sindaco di Gemona che ci ha messi in contatto. Raccontaci un po' quando nasce questo gruppo e il ruolo del mazziere che ho menzionato proprio in apertura. Bene, allora, il gruppo nasce, è relativamente giovane, nasce agli inizi del 2012. E per volontà dell'allora capogruppo Renato Foschiatti che insomma si è adoperato per realizzare questa realtà e che poi ha passato all'attuale capogruppo Gabriele Gubiani che comunque continua a sostenerci con grande vigore.
Per quanto riguarda la figura del mazziere, è una figura direi indispensabile per quanto riguarda le sfilate, le cerimonie e i caroselli che insomma stiamo cercando da un po' di tempo di perfezionare. E praticamente è colui che dice come muoversi, cosa fare, quando cominciare, quando fermarsi. Senti, nella mia insomma, modesta esperienza con gli alpini, questi sono sempre belli. Diciamo che prestanti. Non so dirti. Cioè, se mi metto vicino io sembro un nano praticamente. È meglio che stai vicino tu, che così sì. Io sto lontano. Che anch'io come te forse qualche penna in più un attimo, però. Sì. Però le dimensioni là non arriviamo, quelle. Caro. No. Vi vedremo a Treviso. Sì. Ci sarete a Treviso. Sì. Partite sì. Quando? Venerdì. Venerdì. Allora, dov'è Piero di Montenars? Il prossimo brano che ci farete sentire cos'è? Il prossimo brano è Military Escort. Perfetto. Allora, andiamo da Piero. Buonasera. Hai fatto l'alpino? No. Hai fatto il servizio militare? No. Mia mamma non voleva. Non voleva la mamma. Cosa hai scoperto? Dico che ero dell'aviazione perché ho sorvolato la NAIA. Ah, là, sì. Cosa hai scoperto? Allora, diciamo che una volta finita la Prima Guerra Mondiale, gli ex combattenti, i reduci, cercavano di creare qualcosa per la continuità della fratellanza alle armi. Così l'8 di luglio del 1919 nasce a Milano l'ANA, Associazione Nazionale Alpini. Le adunate vengono fatte generalmente in questo periodo e si sceglie sempre una città italiana, fatta l'eccezione nel 1935, che viene fatta a Tripoli in Libia per volere del governatore Balbo. Viene inaugurato anche un monumento al generale Cantore, si ripercorrono poi tutti i luoghi delle battaglie fatte appunto in Libia. La prima adunata alpina spontanea fatta in Italia viene fatta sul Monte Ortigara dal 5 al 7 di settembre del 1920, Monte Ortigara che viene chiamato anche il Calvario degli Alpini. Doveva essere eretto anche un monumento, anche che era una colonna mozzata, però non era stata eretta per l'occasione, era stato portato su, però mancava il basamento. Ci sono state fatte delle varie funzioni. E il parroco Bevilacqua poi dice anche una messa. Dovevano partecipare circa 400 soci della neonata associazione della neonata ANA, e invece partecipano oltre 1500 persone, perché si sono uniti a loro degli ex combattenti, dei militari, dei reduci, dei simpatizzanti, dei montanari, insomma c'era un po' un insieme di tante persone che vengono accompagnate dalla fanfara del battaglione Belluno in cima alla vetta. Successivamente queste funzioni scendono a valle e si dirigono verso Trento. Questa colonna a ogni passaggio in ogni paese, in ogni borgata vengono accolti e vengono acclamati, accolti con dei fiori, con dei tricolori, con delle bandiere, con dei canti, insomma c'era tanta festa. Raggiungono Trento, una volta raggiunto Trento vanno a rendere omaggio alla tomba del patriota Cesare Battisti. Fanno un piccolo convegno anche in questa città e niente, una piccola curiosità è che dal 1920 ad adesso sono state sempre fatte le adunate, tranne dal 1941 al 1947 per gli eventi bellici e nel 1950 per il giubileo. Grazie Piero. Grazie a voi. Allora, devo dire che con gli alpini, e il buon Aviani è un buon testimone, proprio per raccontare l'attesa della dunata di Pordenone avevamo fatto una sorta di sfida, ti ricordi, con gli SMS che vinceva Palmanova, era avanti Gemona. E devo dire che l'effetto alpini si sta già, siamo in onda da 6 minuti, e ci state già tuonando piacevolmente. Ciao Schigno, sono Massimo di Montenars, voglio salutare i miei conoscenti e ringraziare gli alpini per quanto hanno fatto e faranno. Tra l'altro vi mostreremo delle immagini che
Venegro ci ha portato prima, che parlano, narrano dei cantieri che sono gestiti proprio dagli alpini. Complimenti per la serata, voglio salutare il presidente della sezione di Pordenone, Ilario Merlin, e Guido Aviani, al Fanfara di Gemona, e in particolare Igor da Daniele di Provesano. Senti Aviani, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, la domanda sicuramente mi dai è più o meno sempre la stessa. Perché cosa è speciale Treviso quest'anno? Allora, Treviso è speciale per due cose. Prima di tutto ricordiamoci che il trevigiano è terra di reclutamento alpino da sempre. Ma quest'anno cade il centenario di che cosa? Allora, il centenario della disfatta di Caporetto e quindi l'arretramento del nostro esercito sul Piave e sul Grappa. Quindi siamo in terra trevigiana. Ecco che nel 1917 il territorio della provincia di Treviso viene coinvolto dai combattimenti, dalla resistenza disperata del nostro esercito agli eserciti austro-tedeschi che sono arrivati al Piave sul Grappa e all'epoca, cent'anni fa, minacciavano di vincere la guerra. Quindi il Piave e il Grappa, simbolo di questa terra trevigiana, più che altro il Piave, ecco che si chiama la Dunata del Piave, è importantissimo e fondamentale per la storia degli alpini. Quest'anno, per essere anche tra l'altro più precisi, non solo la sezione di Treviso viene coinvolta in questa dunata, ma tutte le sezioni della provincia di Treviso, che sono Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano e Treviso stesso. Allora, ciao a tutti, stasera vi guardiamo con particolare interesse. Daniele balla al ritmo dell'inno degli alpini e ogni tanto dirige con le manine. Ovviamente ascoltiamo Papà Piero, Sabina e Daniele. Questo è il figlio che si sta già allenando, che ha un anno e? Un anno e 15 mesi domani. È già entrato in simbiosi con gli alpini. Adesso dovremmo avere al telefono il presidente della sezione ANA di Treviso, Raffaele Panno. Panno, buonasera. Buonasera. Buonasera, intanto grazie. Buonasera per... a voi. Allora, le dico solo che vi stiamo celebrando un po' tutta la marca, c'è una delle fanfare che troverete, vedrete a Treviso. Come vi state preparando, presidente? Ma siamo già preparati. Siamo 3 anni che ci lavoriamo perché speravamo che ci fosse concessa la donata e siamo partiti per tempo. Speriamo di essere pronti, io penso che siamo già pronti, anche se vediamo la città in fermento, manca gli ultimi preparativi oggi, domani e dopodomani poi. Speriamo solo nel tempo che ci aiuti. Senta, i trevigiani sappiamo tutti sono maestri di accoglienza. Le ultime cose che state definendo quali sono, presidente? Ma definendo, stanno preparando un po' la città, perché Treviso non ha una grande area, è tutta racchiusa attorno alle mura, chiamiamola una piccola bomboniera, perciò quando adesso stanno attrezzando i vari villaggi della Dunata, perciò spazi sono limitati, insomma, non ho tantissimi spazi sono esterni, ma noi abbiamo pensato a una Dunata allargata alle 4 sezioni, abbiamo cercato che gli alpini, sì, la filata la faremo a Treviso, ma che fossero un po' accampati e trovassero accoglienza poi in tutta la provincia. Difatti da Vittorio Veneto a Valdobbiadene e a Conegliano abbiamo alpini un po' dappertutto. Ho capito. Senta, lei diceva che state attendendo questo momento, lo state preparando da 3 anni. Una città che non è sconvolta, voglio dire, dal punto di vista anche della viabilità, o un po' sì? Ma sconvolta, era chiusa la viabilità interna alla città, anche per motivi di sicurezza che purtroppo in questi tempi sono all'ordine del giorno, e noi fin tanto che il questore non ci fermerà la ordinanza madre non avremo sicuro, niente di sicuro. Infatti abbiamo cambiato il percorso di Pullman 2 o 3 volte, alcuni percorsi modificati rispetto ai tracciati anche che sono stati fatti sulle mappe, sulle cartine che avevamo già inviato, perché per la sicurezza. Adesso domani mattina si dovrebbe chiudere tutto in questura. Ecco, concludendo, quanti treni speciali? Molti arriveranno coi bus e con mezzi propri dal Friuli Venezia Giulia? I bus
visto sono oltre 2000 quelle che aspettiamo. I treni speciali, fortunatamente Trenitalia e Ferrovie dello Stato hanno mantenuto in essere, mantenuto attivi tutti i treni settimanali, non, perché al sabato e domenica sono abbastanza ridotti, li hanno mantenuti, più dei treni speciali alla sera per poter entrare nelle varie direzioni. Fino all'una di notte. Senta Presidente, io la lascio, andrà a riposare. Ci siamo sentiti nel pomeriggio. Io non le chiedo una promessa, ma martedì prossimo noi saremo qui e faremo un po', tireremo la linea su quello che è stata la dunata a Treviso. Non è lontanissima a Treviso, io la invito. Se vuole farci questo regalo martedì prossimo alle 20.45 ci farebbe piacere. Se posso, vengo volentieri. Ma intanto io la tamburerò lunedì, quindi vedrà. Va bene. Se sono ancora cosciente, cioè, va benissimo. La risveglio io, Presidente. Grazie. Grazie. Bene, allora, adesso andiamo in pubblicità. Un saluto a tutti voi, in particolare all'Alpino Roberto, presidente della sezione ANA di Cussignaco, Marco e Federica Dagniva di Resia / Feletto. Devono essere resiani che però vivono a Feletto. Allora noi adesso andiamo in pubblicità, poi torneremo qui e cominceremo a raccogliere le emozioni dei vari rappresentanti delle sezioni del Friuli Venezia Giulia, e fra poco ci collegheremo con Roma con il sottosegretario al Ministero della Difesa, onorevole Domenico Rossi, che ho raggiunto e insomma, telefonicamente, insomma, interverrà tra poco per dirci un po' qual è l'attesa da parte del Ministero. Tra poco. Torneranno i figli delle stelle. Quarantottesima Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo, il comune della Ribolla Gialla. Dal 12 al 16 maggio vi aspettiamo tra enogastronomia, divertimento, passione per il buon vino e tante manifestazioni da vivere insieme in questa settimana speciale. Non mancare, a Corno si beve cultura. Animati di Telefrus vi aspettano dal lunedì al venerdì sempre alle 17.45 su Telefriuli. Si caccia in un bel guaio. Allora, ancora un messaggio e poi cominciamo a parlare con i presidenti delle varie sezioni. Vorrei ricordare il battaglione alpini Uorkamba, Africa Orientale 1936-1941, un caduto sergente maggiore Severino Barbarino di San Giorgio di Resia, morto in combattimento a Keren, Cima, Forcuta, febbraio 41. Mandi Sergio da Udine. Quindi queste sono le testimonianze evidentemente di parenti di questi caduti. Allora, Merlin, buonasera. Come andiamo? Ma abbastanza bene, direi molto bene. Ascolta, l'abbiamo vissuta assieme la dunata di Pordenone. Sentivamo dire il presidente di Treviso che ci sono ancora delle cose da finire. Pordenone si è finito proprio fine o era tutto pronto già da giorni? Se tu mi puoi portare indietro. Allora, io ho fatto parte del comitato organizzatore a quei tempi. Devo dire che gli ultimi giorni sono abbastanza, c'è abbastanza fibrillazione perché ci sono le ultime cose da concludere. Ovviamente quello che si è fatto prima è fondamentale, poi la dunata parte, il giovedì la dunata parte, gli alpini vanno, dopo loro non è che interessi più di tanto se la tribuna è pronta, se c'è il permesso del questore non c'è, o manca. Gli alpini partono, vanno, si fanno la loro dunata, se manca l'acqua se la trovano, se manca la corrente se la creano.
quello è, penso sia la forza della Dunata, della vera forza della Dunata, appunto il sapersi arrangiare che hanno gli alpini in queste occasioni. Ecco Ilario, allora mi piace chiedere quanti partite, quanti siete, come vi siete organizzati? Allora, noi di Pordenone contiamo di sfilare in 2000. E ovviamente ogni gruppo si è organizzato per conto proprio, c'è chi è in palestra, chi è al campo, chi andrà negli alberghi, come sempre insomma ci si basa al comitato organizzatore e qualcuno si arrangia a trovarsi il posto tramite amicizie, tramite conoscenze come fanno tutti insomma. È ovvio che si cerca sempre di stare il più vicino possibile al centro, però non sempre è possibile e quindi ci si accontenta insomma anche di dove si viene mandati. L'importante è che ci sia una buona viabilità e un buon servizio di bus che possa far sì che chiunque possa avere la possibilità di raggiungere il centro in modo agevole. Il Presidente ha detto fortunatamente che ci saranno i treni fino a ora tarda, speriamo che sia effettivamente così. Per te la Dunata numero? Dio, è dal 91, da Vicenza 91, quindi sono 26 adunate. Allora, andiamo da Del Negro, buonasera, per quello che riguarda invece la sezione di Gemona. Ci hai fatto arrivare delle immagini che parlano appunto di che cosa fanno, parleremo ovviamente della Dunata, ma mi piace approfittare dell'occasione per dire quanti sono i cantieri targati ANA Del Negro. E noi abbiamo riproposto a Treviso, in una vecchia chiesa che il comitato organizzatore ci ha consegnato, è la chiesa di San Girolamo, proprio a due passi da Piazza dei Signori, e abbiamo allestito la mostra che avevamo fatto l'anno scorso a Gemona in occasione del raduno dei cantieri ANA. Quindi sono 14 banner. Il primo riguarda il presidente Bertagnolli, che è stato l'ideatore dei cantieri. Poi abbiamo il secondo, che è la dislocazione un po' di tutti gli 11 cantieri ANA, poi ci sono le foto per ognuno degli 11 cantieri e in fondo l'ultimo abbiamo pensato di riassumere l'impegno degli alpini con gli aiuti americani. Ricordo che sono stati 53 miliardi che sono stati gestiti dagli alpini, che hanno costruito 7 scuole e mense scolastiche e 13 case di riposo in tutto il Friuli. Diciamo. Ecco, Del Negro, quando sfilerete domenica, Gemona ha chiaramente, non dico che è in credito, ma è molto grata agli alpini, no? Che certo. Si sono mossi per primi 41 anni fa. Noi sfileremo oltre 300 più o meno da Gemona, perché Treviso è relativamente vicina, anche noi ci sono alcuni gruppi che sono già laggiù da giovedì, andranno giù, mentre la maggioranza andrà giù con le corriere domenica, perché noi sfiliamo, siamo il sesto raggruppamento, quindi alle 4 più o meno, e quindi ci fermiamo per la cena, poi per strada e torniamo sulla sera, insomma, ecco. Senti, qual è stato l'apporto degli alpini 41 anni fa? Qual è stata? Il supporto degli alpini. Gli alpini hanno dato un grande supporto, insomma, perché in Gemona, anche per dire, anche sabato c'è stata una grande cerimonia per ricordare i 29 alpini che erano morti nella caserma, il 6 maggio sono morti nel crollo della caserma Goi Pantanale di Gemona. E quindi c'è un legame, tra l'altro. I familiari di questi alpini hanno costituito un comitato e tutti gli anni, devo dire che anche sabato scorso nella caserma Goi Pantanali c'era tantissima gente venuta da tutto il centro nord per ricordare. Ecco, quello lì con la penna bianca era il presidente Bertagnolli, che nel 76 appunto ha avuto l'idea, quello a destra lì, il presidente Bertagnolli, che ha avuto l'idea dei cantieri. Ecco, c'è stata anche l'intitolazione, l'ho ricordato martedì scorso, di una via a Varisco, no? Sì, abbiamo fatto la sera prima, cioè il giorno venerdì 5 è stata dedicata una via a Varisco, perché anche Varisco è stato assessore regionale alla ricostruzione e quindi è stato un protagonista della ricostruzione, uno di quelli assieme al presidente Comelli e a tanti altri, all'ingegner Chiavola, a tanti altri che hanno contribuito sicuramente alla ricostruzione del Friuli. Allora, stanno andando ancora le immagini, adesso possiamo andare con il secondo brano della banda alpina di Gemona, diretta da Andrea Comoretto, e un pensiero va a Salvatore Varisco. Thank you.
Grazie alla banda alpina di Gemona. Allora, caro Guido, mi devi dire... Sottosegretario, bene. Onorevole, ci siamo, buonasera. Buonasera a lei e anche agli ascoltatori. Allora, salutiamo il sottosegretario del Ministero della Difesa, Domenico Rossi, che tra l'altro, onorevole, è venuto in Friuli da poco, a Trieste. Sì, la settimana scorsa. Sì. Ha ricevuto anche un riconoscimento, no? Beh, sì, per il mio impegno nel sociale, quindi è una cosa che mi fa piacere, ma appartiene alla mia sfera personale. Senta Rossi, le chiedo il suo rapporto con gli alpini. Lei ci sarà a Treviso domenica? Io domenica ci sarà il ministro della difesa e quindi evidentemente dove c'è il ministro i sottosegretari vanno in altre manifestazioni perché c'è un notevole impegno di attività istituzionale, ma sicuramente con il cuore sono lì a Treviso insieme agli alpini. Senta, qual è il suo rapporto con gli alpini? Ma guardi, io... nasco come militare prima che come politico nel lontano 1974 e come tutti i militari di professione all'epoca ho trascorso 10 anni in Friuli ed ecco anche perché vengo sempre volentieri e lì c'è stato ovviamente il primo momento di conoscenza del mondo degli alpini ed è stata una conoscenza che ha prodotto dei rapporti di stima e soprattutto di apprezzamento per l'attività di allora come per quella di oggi. Un'attività che io credo varia in tutti i settori senza bisogno di commenti, perché i commenti positivi sugli alpini sono già stati spesi con tutti gli aggettivi possibili, ma sicuramente dall'operativo all'umanitario al sociale. E credo che la giornata degli alpini sia un po' la sintesi di quello che semplicemente potremmo definire il sistema paese, forse quel sistema paese che non c'è ma che invece gli alpini rappresentano. Senta, quanto manca la leva all'esercito secondo lei? Manca o non manca? La leva obbligatoria? Guardi, io sono ovviamente nato nel momento in cui c'era ancora la coscrizione ed è evidente che la leva consentiva un rapporto, una sinergia tra il territorio e il mondo militare che in parte si è attenuata, però le posso dire, ben conoscendo anche i volontari di oggi, come ci siano dei giovani che oggi scelgono di svolgere la loro professione in armi, che hanno sicuramente sentimenti e valori che sono quelli comuni di sempre, forse anche più rafforzati di una volta perché ovviamente scelti per convinzione. Ecco, senta, quindi più qualità e meno quantità. Esatto. Ho capito. Poi devo chiedere, in Friuli, Venezia Giulia, abbiamo molte caserme dismesse, che ne sarà? Ma guardi, c'è un ottimo rapporto con la Presidente della Regione per individuare da un lato, ovvero da parte dell'amministrazione militare, quelle caserme, quelle infrastrutture, per non parlare solo di caserme, che non sono più utili in termini di carattere operativo e né in termini di alloggiamento delle varie unità. Ed evidentemente da parte della Regione la ricerca di quelle che possono essere invece devolute per le esigenze del territorio. Sottosegretario, io la ringrazio e quando torna in Friuli l'aspettiamo. Guardi, io ritornerò molto presto perché il 20 c'è una cerimonia per un monumento a Trieste, un monumento dedicato agli artiglieri e ovviamente credo che una persona con il mio passato non venga solo a queste manifestazioni per il piacere di incontrare gli amici, ma venga soprattutto per un dovere che io mi sento istituzionale. E una battuta infine sugli alpini, credo che la tunata rappresenti qualcosa che effettivamente può giovare a questa nazione, questo paese che molto spesso ha visto un decadimento dei valori etici e morali e che invece attraverso proprio la tunata come quelle degli alpini può ritrovare i valori veri a cui fare riferimento non solo nel quotidiano ma soprattutto come obiettivo futuro e soprattutto come riferimento da dare ai nostri giovani. Sottosegretario, grazie e buona serata. Arrivederla, buonasera. Buona serata. Bene, ringraziamo il sottosegretario al Ministero della Difesa, l'onorevole Domenico Rossi. Adesso noi andiamo in pubblicità e poi torniamo
da un certo Ronuti. Ronuti, il cognome è già tutto. Le penne stiro in mano e le vacanze. Efficienza, qualità, rispetto, onestà, riservatezza, trasparenza, cooperazione, benessere. Non sono soltanto parole, sono risultati, certificati. Siamo persone, siamo al vostro servizio. Siamo Euro e Promos. Country Rock Festival, alla Fiera di Udine, dal 12 al 14 maggio. Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Con l'internet delle cose, innovi la tua impresa e migliori i risultati. Eurotech, innova la tua impresa. PF Group, da 35 anni, leader nel nord e centro Italia per i servizi integrati. Unisce l'esperienza di Pulitecnica Friulana nelle pulizie ordinarie e straordinarie con l'innovazione nella manutenzione, sanificazione, cura del verde, logistica e movimentazione merci. Da oggi anche la ristorazione collettiva a chilometro zero per ospedali, scuole e aziende. Molto più che fornitura servizi. Un'azienda familiare nei valori che aiuta l'ambiente, promuove il territorio e garantisce l'eccellenza. PF Group, al tuo servizio con il cuore. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII, innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta. 2000 metri quadri di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio Udine in Viale Tricesimo 200. Agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Autotrapianto con capelli propri. Trattamenti specifici personalizzati. Sistemi di infoltimento unici, brevettati e certificati. Per lei e per lui, qualsiasi sia l'anomalia cute e capelli, chiama subito il centro CR Lab più vicino a te. Usa la testa. Prenota subito la tua analisi gratuita. Cesare Ragazzi Laboratories. Lo trovi a Venezia, Mestre, Treviso, Rovigo, Belluno e Vicenza allo 041 24 32 248 e in Friuli Venezia Giulia allo 0432 57 13 83. Allora, siccome sono sicuro che siete tutti attaccati all'11 del digitale terrestre, vi informo, io amo altri colori bianconeri, che sono più vicini. La Juventus è passata in vantaggio con Alessandro sul Monaco. È contenta? Cioè, sei juventino? Mamma. Questo è gravissimo. Adesso prenderemo provvedimenti. C'è anche tu del negro? Dimmi, caro. No, non puoi toccarmi, sono amici miei. No, ma non, questo è il regista Tarzan. Allora, Del Negro, devi fare un'aggiunta e poi andiamo da... Volevo solo ricordare che l'anno scorso, a settembre, 17-18 settembre,
è stato fatto a Gemona il raduno dei cantieri ANA, con una presenza veramente imponente, migliaia di alpini sono tornati da tutto il centro nord e dalla sezione Abruzzi anche. Erano presenti 65 gagliardetti e quasi 300 cioè 65 vessilli e quasi 300 gagliardetti. E il merito di questa organizzazione, così come è stata pensata più di un anno prima, è proprio di Ivano Benvenuti, che era presidente della sezione Gemona e che per ragioni di salute ha dovuto rinunciare a continuare la presidenza. Quindi vogliamo rivolgere un grande saluto a Ivano. Ivano, la sua. Buonasera, Roma. Buonasera. Cavaliere, come devo chiamarla? Non ho cuore chiamarla. Sono nomi quelli lì che stanno da soli. Ho capito. Vabbè, dimmi. Sì, dialoghiamo un attimo se non ti dispiace. Cioè, io credo che se andiamo a beccare le registrazioni di 5 anni fa, l'esordio è sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Va bene. Da quanto vuol dire che è poco che ci conosciamo. Ma certo, è vero. È che si scaldi un po'. Deve scaldarsi un po' con me. Allora pensa tu, sono 16 anni che sono presidente, 15 anni consigliere, allora mi pare che siamo visti abbastanza, no? Senti, Del Negro parlava di cantieri, anche voi non vi siete tirati noi avevamo il cantiere di Attimis, Palmanova. Attimis a Palmanova nel 1976. Dove hai fatto l'alpino, Ronuti? Questo non te l'ho mai chiesto. No, io ero del secondo Tridentina e poi mi hanno aggregato come alpino a fare l'istruttore a motore veronese. Eri severo? Però come cartolina io sarei atiliere. Sei severo? Eri severo? Mica tanto. Mica tanto. Ma un ricordo di quegli anni, prova un aneddoto. No, un ricordo che stando lì fai 4 corsi, no? Per di media, era ancora 18 mesi, facevi 17 mesi, conoscevo molta gente, ecco. La maggior parte tutti friulani che poi venivano sotto qua sulla Carnia, qua a Gemona, in zona qua, no? Tutta gente, insomma, molta gente che la conoscevi, ecco. Che cosa ti manca di quegli anni? Di quegli anni là? Purtroppo, 50 anni che sono in congedo, mi mancano molte cose. Cosa dici te? Quindi la giovane età ti manca. Non lo diresti lo stesso tu? Sì, certo, però non ho la tua età ancora, caro Ronuti. Va bene, scusa, sono nato dopo, ma senti, su quel cappello alpino che spille troviamo? Questo qua è il settimo, Sì. Cadore. Se dovessi dirmi qualcosa del settimo Cadore... Intanto il settimo reggimento alpini, uno dei reggimenti degli alpini storici, la grande guerra combattuto in particolare, un po' dappertutto, anche nella zona del Montenero, ma soprattutto sulle Dolomiti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, ricordiamo la campagna di Grecia-Albania, che poi la campagna di Francia, l'occupazione di Jugoslavia e poi la Brigata Cadore, che è rimasta in vita fino ai primi anni 90 e tantissimi, anzi centinaia di migliaia di ragazzi hanno militato presso questa prestigiosa Brigata Alpina. È bello, ragazzi, parlare con Aviani, perché tu è come se su internet, schiacci il bottone e lui ti tira fuori qualsiasi cosa, cioè non lo trovi mai impreparato. Come vi state organizzando per Treviso, Ronuti? Oh, per Treviso abbiamo molta gente del servizio d'ordine associativo, sono partiti ieri. Poi abbiamo coro e fanfara che hanno degli impegni serali là e partono venerdì mattina. Poi il resto, la maggior parte, sabato. Sono pullman e poi è vicino, sono tanti che vanno via per conto suo. Però dietro quello che so, penso che quest'anno, sebbene nelle adunate lontane, eravamo i 400-450, qua senz'altro sarà il doppio gente che partecipa alla sfilata. Senti, alle tue spalle c'è un sindaco. Il mio sindaco sezionale, diciamo, perché io sono un comune di Gonars, lui è Palmanova, però è il mio sindaco, purtroppo è tutto lui a fare che ho col sindaco per la sezione di Palmanova. Palmanova, sì, Brunuti. Buonasera Martina, se ti alzi così ti Buonasera. Vediamo. Mi devo alzare, sì. Io non sono molto alto, avete ragione anche voi. Come dicevi Martino? Io non vedo lì a ridere perché non sono molto alto, non gli alpini, uno l'immagine altissima. Ma faccio alzare... No, per quello dicevo che tu ridevi, per che motivo lì? Faccio alzare tutti comunque, non solo le persone di media statura. Senti, diceva Ronuti del rapporto fra ANA e amministrazione comunale, vi ha mai abbandonato? No, lui non ci ha mai abbandonato, ma neanche noi l'abbiamo mai abbandonato, dico io. Tanto poi tanti sindaci, citeremo tanti sindaci che... seguirà la sezione della donata di Treviso come l'abbiamo fatto in altra donata, perché riteniamo che sia doveroso per quella che è la storia degli alpini, ma per quello che fanno per le comunità. Quindi mi sembra che sia giusto
che un sindaco sia alpino o meno, no? Andare alla domanda degli alpini, no? Soprattutto di questa regione, ma di tante altre regioni, sia importante perché è un modo per riconoscere loro, no? Quanto fanno per la comunità. Sono sicuramente una linfa vitale in tutti i momenti anche di difficoltà, ma anche direi anche di divertimento e piuttosto anche di solidarietà, di generosità che mostrano. Quindi, ecco, il sindaco dove hai fatto? Io ho fatto artiglia da montagna, sono terzo da montagna, sul gruppo Conegliano, ho fatto le ufficiali a Foligno nell'80-81 e poi ho fatto l'ufficiale a Udine, perché il terzo montagna, il Conegliano era la GOE Pantanali, dopo il terremoto l'hanno trasferito alla caserma Osoppo in via Brigatiere a Udine. Come stanno le caserme a Palmanova? Ma sentivo prima Rossi che diceva di questi accordi con la presidenza iracchiana, sicuramente qualche accordo c'è, ma i problemi delle caserme sono problemi ormai annosi, perché l'Italia non ha mai fatto, caduto il muro di Berlino, un piano nazionale di riutilizzo delle caserme. Quello che ha fatto la Francia invece ha fatto un piano di riutilizzo come contenitori culturali, l'ha messo una parte sul mercato, noi invece ce la giochiamo ognuno per conto suo, spesso in maniera disordinata. Noi speriamo entro fine di quest'anno di poter avere il trasferimento del museo militare, sia quello che c'è su Porta Cividale, ma anche quello in piazza. Ormai la pratica è quasi in dirittura d'arrivo, manca un parere del Ministero dell'Economia e un parere del Consiglio dei Ministri, quindi dovrebbe entro fine anno trasferirsi. Questi pareri, sì. Sono ormai 5 anni che ci proviamo e speriamo quest'anno di poter almeno quello e poter intervenire e utilizzare, direi, un museo che è importante, che si è messo in un circuito regionale, penso che possa dare soddisfazione perché ci sono molta gente che viene a visitarlo. Allora, vado andare dalla sezione carnica un attimo, che è dall'altra parte, se abbiamo il microfono lì davanti. Buonasera. Buonasera. Solo se si alza. Ecco, grazie. Buonasera. Salutiamo Taboga. Certo, mandiamo un saluto al nostro presidente che per motivi di salute anche lui questa sera. In bocca al lupo, no, anche. Può essere qua, mandiamo un grande in bocca al lupo. Mandi Berto, tieni duro. L'ho sentito ieri e quindi mi ha spiegato un po' di cose, quindi insomma in bocca al lupo. Voi invece partirete? Noi partiremo, penso, il grosso tra venerdì e sabato. Gli ultimi arriveranno domenica con le corriere che i vari gruppi hanno organizzato. I primi partiranno sicuramente giovedì, come sottoscritto. Stasera, scendendo, mi hanno avvisato che il gruppo di Sauris è partito in bicicletta. Già, cioè, scusa, penso in giornata. Da Sauris? Sì. Carnici, come ogni anno, anche all'Aquila sono andato in bicicletta, anche quest'anno scenderanno in bicicletta. No, non ho capito l'ultima volta? Anche all'Aquila sono andato in bicicletta. E quanti, non si sa quanti sono, no? No, l'ho saputo stasera venendo giù. Ecco, ma come passerete questi 3 giorni? Non sorrida, immagino che insomma ci si diverte, si insomma, mangia. Ci sono anche delle cerimonie a cui bisogna giustamente partecipare, poi ci divertiremo, insomma. Senta, un nome, un cognome che magari è andato avanti, che è legato alla sezione carnica, che vuole citare? Sicuramente il generale Gransinic, che ha dato ha lasciato un grande segno, tra cui il nostro periodico Carni Alpina, ecco. Chi era il generale Gransinic? Guido. È stato parlato anche un mio amico, un appassionatissimo di storia, ha scritto dei libri meravigliosi, diciamo è stato un po' l'erede, il passaggio dalla storia all'attualità, possiamo definirlo così. Personalmente l'ho conosciuto, persona amabile, è una grande perdita non solo per la carne ma per tutto il nostro Friuli. Andiamo un'altra volta alla sezione carnica, come vi organizzate? Tende? E alloggi collettivi, anche noi da alcuni amici, come io, un bed and breakfast, insomma ognuno si arrangia come può. Ecco, il fatto che la destinazione sia vicina potrebbe essere una cosa che molti faranno in giornata. Sicuramente in giornata tra sabato e domenica, conteremo più o meno di sfilare sui 500-600, speriamo qualcosa di più essendo così vicina. Ecco. Perfetto, e chiedevo un attimo alla Palombo se mi dava quella cosa, come ogni martedì da qualche volta, perché io devo occuparmi, devo nominare, cara Carbone, lei, la valletta per una sera, e avrei individuato quella signora lì. Vieni cara, vieni. Sì, rapidamente però. Allora, valletta senza che... vedi Ronuti, vuoi incoronare? Vieni, la incoroni tu. Vai Ronuti, beh sì, certo, valletta per una sera, che tra l'altro è un dono che dura 2 ore, perché poi la signora me la dà, me la torna a dare e io la riciclo la prossima,
Noleggio. Dovremo. Non so se ti è mai capitato, Ronuti, ti lascio. Prego, vediamo se ce la facciamo. No. Vedi, c'è sempre la prima volta. No. Ronuti. Allora, sì, la signora non è abituata a riceverle, Ronuti a darle. Sì. No. Metti la mano là. No. Guarda. Vabbè, può andare. Sì. Guarda che no. Aspetta un momento, intanto bisogna che però verso le telecamere. Maestro, cosa ci fate? Grazie. Vale di più. Cosa ci fate sentire adesso? Vieni. Vai dal maestro e chiedi che cosa, come deve annunciare la signora. Allora, a lei gentilmente i titoli di questa fantasia di canzoni. Dove è andata? Allora, apriteci le porte, aspetta, stelle stellette e vinassa vinassa. Ecco, cosa ci fanno sentire, Valletta? Apriteci le porte, stelle stellette e vinassa vinassa. Il microfono non devi tenermelo a Cividale, ma possibilmente vicino. Sì, grazie. Ma tu guarda. Dov'è? Giusto. Qui. Grazie. Mi ci vuole. Thank you.
Bene, andiamo in pubblicità, ma però prima Alpino una volta, Alpino per sempre. Milena, un saluto a Gabriele dagli amici della Fiorentina. Sandrin, sempre in prima linea col basso tuba. Dov'è Sandrin? Venga Sandrin. Ciao da Mario, basso tuba della banda di Grado, alpino del gruppo di Fossalone, ed è un saluto al mio presidente sezionale Verdoliva che sentiremo tra pochi istanti. Vieni basso tuba, vieni un attimo. Dove hai fatto l'alpino? Io veramente non ho fatto l'alpino. Tu non hai fatto l'alpino? No, ero in aviazione. Eri in aviazione. Esatto. È motivo di merito o di demerito, Aviani? Merito totale. No, come? Dice Cisilli. Potremmo fucilarlo. Ma lo perdoniamo perché fa parte di una banda così bella. Benissimo. Mi fate un ritornello e lanciamo la pubblicità. Improvvisatelo, non so cosa si potrebbe fare, ma prego. Va. Grazie. Sereni Orizzonti, residenze per anziani, in Italia. 6 nuove residenze in consegna tra fine 2017 e inizio 2018. 7 nuove realizzazioni in programmazione nel 2019. L'orgoglio di costruire, la serenità dei nostri ospiti. Sereni Orizzonti. Cosatto Legno a Varmo. Qualità superba, bellezza eterna, azienda certificata e personale qualificato. Risparmia energia e guadagna in comfort. Innovazione, infissi e arredi su misura. Il nostro lavoro è la nostra passione. Ci trovi a Varmo in via dell'Olmo 17, www.cosatolegno.com. CAF CISL Alto Friuli, per la compilazione del tuo 730 in Mutasi, prenota subito il tuo appuntamento. Buia, Cassacco, Gemona, Moggio, Pontebba, Resia, Fagagna, Forni di Sopra, Ovaro, Paluzza, Paularo, Tolmezzo, San Daniele, Tarcento, Tarvisio. La sicurezza è una cosa seria e deve garantire ad amministrazione pubblica o ad azienda privata un servizio puntuale e sempre aggiornato. Per questo operiamo in 3 campi: assistenza con la gamma completa dei servizi, emporio per rispondere immediatamente alle richieste dell'utenza, accademia, formazione e condivisione delle conoscenze per una costante evoluzione. Friuli Antincendi, siamo in via Savoia a Codroipo. Bond, azioni, SICAV, polizze, ETF, fondi pensione, un mare inesplorato. Lasciati guidare da un capitano esperto. Copernico SIM, società indipendente da gruppi bancari e assicurativi, saprà consigliarti quali sono gli strumenti finanziari più adatti a te. Cerca il consulente più vicino sul nostro sito copernicosim.com o chiamaci allo 0432 229835. Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta. Trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca! We'll be right back.
Cioè, voi vi accorgerete che ci sono degli spazi vuoti, giustificatissimi i ragazzi della banda alpina, ma c'è qualcuno che era in platea che è là e sta già salutando la dunata degli alpini. Bene. I migliori auguri della sezione di Palmanova al presidente Ronutti Luigi, una simpatizzante, caro Ronutti. Ci sono anche le simpatizzanti, Ronutti, eh? Bravo. Di Bondi Kel. Allora, un saluto particolare da Torino a mio cugino Marco il Mazziere. Monica, quindi ci stanno vedendo dal Piemonte, evidentemente in streaming, www.telefriuli.it. Mandi, Guido, Fuarci, Cividat, ciao fratello, ci vediamo a Treviso. Fulvio, Madonna. Maurizia, un affettuoso pensiero a tutti gli alpini per le emozioni che ci fanno vivere. Auguri anche a Aldo Bertolini di Pozzecco di Bertello, che oggi con la sua Luisella ha scalato il picco dei 25 anni di matrimonio con simpatia da Pasian di Prato. Buonasera, commentare per la trasmissione, grazie, approfitto per salutare, dato che anche lei una persona a me molto cara, ciao dolcissima, grazie Max, ma non abbiamo capito chi è la dolcissima. Zio, hai finito di fare la cicci che stai suonando con gli alpini? Ciao Cesare. Cicci? Viva gli alpini con Ars, un saluto a Paolo, Barbara e Rebbi, un saluto a tutta la banda alpina da Marzia e un bacio al maestro anche da parte di Romina e Gioia. Denant dal Conean o Stiampa o Murì, mandi. Correggiamo telespettatore. Il motto del conegliano. Enore, hai sbagliato. Enore. Quindi, Aviani, correggiamo Enore. Davanti al Conean o si stiampa o si muore. Perfetto. Capito, Enore? Grazie, Enore. Generalmente si moriva, anche dei nostri. Sì. Ci sparavano addosso. Purtroppo. Un saluto al mitico capogruppo di Gemona. Una telefonata. Pronto? Pronto? Chi è? Sono la valletta della scorsa settimana. Allora volevo prima di tutto dire che la trasmissione è molto seguita, perché tanti mi hanno detto che hanno visto e quindi fa... anche in carne è vista. Valletta, come ti chiami che non mi ricordo? Angelina. Angelina. Di Cadunea, del circolo culturale di Cadunea, quelle dei Gerson. Senti, ma scusa, quanto arrivederci, l'età ormai... Sta invidiando questa donna che porta la fascia? È stata la tua fascia? Sì, sì. Vuoi tornare? Sì, posso anche tornare, sì, sì. È già la seconda volta che ha detto che vuole tornare. No, ma questa torna. Senti, però volevo dirti che noi vi aspettiamo alla sagra e vi offriamo i chersons. Ma quando, cara? Quando la facciamo, Patrizia? Il 1, 2, 3 settembre. Oh, mi telefoni ancora una volta? Sicuramente. Meglio di così, guarda. Ecco, e voglio anche ringraziare i signori degli asparagi quando sarà la serata, perché erano veramente eccellenti. Guarda, meglio di così. Ah, la festa degli asparagi di Tavagnacco. Ecco. Perché, ecco, adesso qua si crea già un incidente, perché effettivamente a te avevamo dato la fascia e gli asparagi, ecco. A questa solo la fascia. Ma... Hai messo un pezzo di carta, guarda, di carta. Faccio la valletta proprio. Ecco. Grazie di aver chiamato. Ecco, grazie a voi, ciao. Arrivederci. Ciao. Allora, volevo chiedere un attimo alla regia se mi mandava la schermata con la prima pagina del settimanale Il Friuli, che fa appunto parte del nostro gruppo editoriale Media Friuli, per ricordarvi che è disponibile fino a giovedì questo inserto unito appunto al settimanale Il Friuli, green appunto, e qui c'è una interessante inchiesta sulla cimice marmorata che arriva dall'Asia, è arrivata dall'Asia nel 2014 e invaso i campi, quindi in Furlan li Bugiesis, dice Cisilin, quindi andate in edicola e richiedetelo unitamente al settimanale Il Friuli. Grazie Valletta. Allora, io vorrei andare da Verdoliva, se passiamo il microfono, grazie, andiamo a Gorizia. Buonasera Verdoliva. Buonasera a te Daniele e a tutti i telespettatori. Certo che vola, quando gli alpini si muovono, io ho avuto il piacere di presentare la dunata triveneta, ricordami la data? 17, 18, 19 giugno 2016, quasi un anno fa. Era raduno alpini triveneto, dunata nazionale della Iulia, organizzata nell'ambito del centenario della Grande Guerra e nel centenario della presa di Gorizia, 8 agosto 1916-2016. Memorabile. Una grande annata, veramente, un grande raduno,
di popolo, di gente e di grande alpinità, veramente. È stato veramente la domenica 19, poi con la grande sfilata con oltre più di 20.000 alpini che hanno sfilato nelle strade di Gorizia e più di 50.000 presenze, più di 8.000 presenze tra il Sacrario di Oslavia e il Sacrario di Puglia. La Brigata Alpina Iulia ci ha comunicato che la Cittadella degli Alpini, anche se la dobbiamo chiamare mostra statica per questioni di adunata nazionale, che quella è l'unica adunata che può avere la Cittadella degli Alpini, però noi abbiamo avuto anche lì una grande presenza di oltre 8.000 persone nei tre giorni. Siamo veramente contenti e soddisfatti, e questo grazie ai tanti tanti alpini, amici, familiari, cittadinanza che hanno voluto partecipare e condividere questa grande annata, veramente. Questo è il castello di Gorizia. Il nostro Buttazzoni magistralmente fa questa ricerca delle immagini in tempo reale, questo è per voi. Questa è la salita al castello. La salita al castello, ma ti chiedo, in pratica a Gorizia sono sfilate un quinto delle persone che sfileranno domenica a Treviso praticamente. Diciamo 20.000 persone, potrebbe essere un quinto, se a Treviso sono stimate un 100.000 persone che sfilano, sulle 500 e forse anche più 1.000 persone. Senti, le avanguardie sono già partite? Sì, ieri. Il primo nucleo che fa parte del Servizio d'Ordine Nazionale, squadra delle comunicazioni TRX. Abbiamo costituito 2 anni fa un gruppo nella nostra sezione che sta crescendo, sta facendo dei corsi, ha avuto già diverse persone che si sono iscritte e sono già partiti ieri. Poi alcuni partono domani con i camper perché vanno a visitare luoghi di quella che è la provincia della Marca con tutte le cose storiche che questo territorio rappresenta. Io partirò giovedì con mia moglie e altri, poi col camper, chi in albergo. Domenica poi partiranno 3 corriere. In una ci sarà la banda Città di Cormons che ci accompagnerà nella sfilata e altre 2 corriere, una da Cormons e l'altra da Gorizia, che raccoglieranno tutti quelli che vogliono partecipare con la corriera. Poi ci saranno anche altri che verranno magari il sabato in treno, ritorneranno indietro con i mezzi pubblici o comunque con la corriera. Insomma, io penso che saremo quest'anno più delle altre adunate, trattandosi di una città abbastanza vicina a Gorizia. Un abbraccio a tutti gli alpini presenti, un saluto particolare al mio presidente Merlin e al caro amico Guido da Lauro di Morsano al Tagliamento. Ci vediamo a Treviso. Mandi una bussata al capogruppo Paradine dai Amis da Frastie di Chiam di Glemone. Un caro saluto a Igor della banda dal gruppo Alpini Castelnuovo del Friuli, Livio e Graziella. Un bacione ad Anna da Sandro di Pasian di Prato, penso sia una componente della banda. Un saluto al grande Celotto da Gianni Tascansa. Un saluto alla banda alpina di Gemona dal Portogallo, in questo caso ci stanno vedendo sempre in streaming, www.telefriuli.it. Un saluto a questi amici che si sono ricordati di guardarci da così lontano, e in questo caso era la signora o signorina Martina. Dite ad Anna di suonare, di andare a suonare con la propria banda e non fare la predica agli altri, Nevio. Sapete che io, se non sono cose pesanti, le leggo tutte, poi magari chiederemo. Un saluto a Gabriele, il re degli arosticini. Tanti saluti alla tromba Fabrizio dalla sua famiglia che lo sta guardando. Un saluto a Simone Candido e al mio ex prof Ivo Del Negro da Walter di Sutrio. Viva l'Ardamont, viva il conegliano Carnia Fidelis. Un saluto al capogruppo di Gemone, alla banda alpina da Sonia, Erika e Alessandra. Un saluto al Trevi, dagli amici della panchina. Ci vediamo il 19 al Giovanni da Udine per lo spettacolo Blues by Frus. Mandi Mupsi. Ancora uno. Un saluto all'alpino Aviani dal naufrago della Galilea, Onorino Pietro Bonne. È uno degli ultimi superstiti del Galilea. E ha 96 anni, deve essere del 21. Pietro Bonne. Questo... Microfono, Verde Oliva. Uno degli ultimi 3 o 4 naufraghi viventi. Durante l'ultimo raduno del battaglione Gemona gli abbiamo dato un attestato, anche se in carrozzella, è stato molto lucido e molto contento di partecipare al raduno perché apparteneva proprio alla 69esima compagnia del battaglione Gemona. E quanti anni avrà? Superso. Deve essere del 21, quindi era tra i più giovani. Quindi 96 anni. Non credo l'abbia scritto lui, l'SMS l'avrà fatto sicuramente scrivere. Il figlio e la figlia l'hanno portato. Sì, quindi... appartengono alla sezione di Pordenone, Ilario, sì. Del gruppo di... San Quirino. Volevo andare un attimo nelle retrovie, se si alza 2 secondi in piedi il rappresentante, che lei aveva un bigliettino prima, e se vengono i 2 ragazzi con le 2
felpe che portano a San Vito al Tagliamento. No, no, può stare lì, può stare lì. Lei mi diceva che rappresenta? Io sono Gianni Celotto, rappresento il gruppo di Borsano, cioè il gruppo di Ilaria. Ma lei ha preparato un discorso? No, no, Celotto, se permette soltanto, sì, voglio unire un po' il Friuli con, sì, il club Saltilimento. Ma io e lei ci siamo già visti? Sì. A Morsano. Al campanile della domenica? Sì. Beh, quindi lei conosce i tempi, si ricorda, sì, che l'ho raccomandata? Sì. Benissimo. Celotto, vai. Siamo tutti con te. Adesso ho capito chi sei. Adesso ho capito. Mi hai tirato via il microfono a un certo punto. Eh sì, è rientrato. Bene. I clubs dal Tilement a Unising in Friul. Lo vedi e lo potrei unire. Chi ha un piccolo, diciamo così, getto di poesia. I singi clubs di grave, vengono giù dalle montagne, dalla Ciarnie, dalla Val Canal, dalle prime montagne e dalle colline. Sirotons, Lungs, Larks, Grains e Pisui, di tanti colori, consistenze, età. A volte si è messa laghe, capace fra di noi altri. Si invita e conquiste, la purifichin di Pardì, insieme con i, a seconda della forza e velocità, cambia tante tonalità e rumori. E tu, uomo, che ti ricamini sparsore, ascolta con attenzione il nostro modo di ciacarà, ti capirás che in cenò si impari di questo mondo. Ricordati che si intampi invece di te, quando ti ripesti, pensa un po' e inciano i claps. Grazie Celotto. Questo era un omaggio al Tagliamento. Scusate per la voce, che sono pure auco, poi sono reduce, come dice quanto donatri di questi influenze invernali. Ma sei guarito però. Quasi quasi, ma non del tutto. Dobbiamo essere positivi. Sempre positivi. Allora guarda, sempre, visto che la Valletta, viene, io so, perché la Valletta mi ha mandato adesso un SMS, vorrebbe abbracciarti e regalarti la buonasera, e vorrebbe che molto la portassi volentieri, a passeggio. Così facciamo ingelosire la moglie che è a casa. Ma figura, beh insomma, quelli sono affari tuoi. Mi ha chiesto, avrei tanto piacere di farmi un giro sul Tagliamento, sui sassi, sì, scalzi. Sì, lei, sì, Celotto, sì, e la Valletta. Allora, il Tagliamento, sì, il Tagliamento, sì, non è fatto per i signori come noi di una certa età, sì, è fatto per i giovani. Perché? Perché il Tagliamento traspira amore. Traspira amore! Il Tagliamento? Sì! Allora, traspira gioventù! Intanto io sono diversamente giovane, precisiamo. Brava! Ma io non ho detto vecchia, ho detto non giovane. Non allora, giovane. Prego, prego, venite che questo è un grande momento, sì. Se volete salutarvi, magari sono, guarda non so. Prego. Da che parte venisca. Bene. Bene. Grazie. Ecco, le è piaciuta? Se le è piaciuta la posso, ce la regala Celotto, sì. Se volete dire assieme, sì, pubblicità, così. Sì, siamo qui. Uno, due, con tre. La Valletta e Gianni qui presenti, diamo la pubblicità. Che bel momento. Che bel momento. Le stelle sui tuoi sedili. Da 50 anni il nostro impegno è quello di migliorare la salute delle persone. Noi della Casa di Cura Giovanni XXIII uniamo le migliori tecnologie alla grande professionalità dei nostri medici per prenderci cura di ogni paziente. Possiamo eseguire prestazioni sia convenzionate con il servizio sanitario, sia private. Casa di Cura Giovanni XXIII. Innovazione al servizio delle persone. Visita giovanni23.it. La Friul Service di Colugna di Tavagnacco è specializzata nella gestione di distributori automatici di alimenti e bevande e si occupa della torrefazione del caffè San Paolo. Potrai quindi degustare un caffè veramente friulano e veramente a chilometro zero. Nella sede dell'azienda trovi anche le miscele e le capsule. Il caffè e il servizio sono certificati per garantire al massimo il cliente. Goditi un momento di relax. Thank you.
Antenna top, sky service e internet veloce, videosorveglianza, sistemi di allarme, sicurezza per la casa e domotica. Un'esposizione di oltre 500 metri quadri a vostra disposizione, con migliaia di prodotti di elettronica. Antenna top, la tua scelta di qualità. Vieni a trovarci a Udine in via Linussio 10 e a Pordenone in via Montereale 75A. Con l'internet delle cose, innovi la tua impresa e migliori risultati. Eurotech, innova la tua impresa. CAF CISL Alto Friuli, per la compilazione del tuo 730 IMU TASI, prenota subito il tuo appuntamento. Buia, Cassacco, Gemona, Moggio, Pontebba, Resia, Fagagna, Forni di Sopra, Ovaro, Paluzza, Paularo, Tolmezzo, San Daniele, Tarcento, Tarvisio. Il gruppo Nicli compie 30 anni di attività. Sabato 20 maggio, dalle 16 in poi, festeggiamo insieme questo traguardo presso la carrozzeria in via Udine 26 a Rive d'Arcano. Gruppo Nicli, dal 1987 al vostro servizio. Allora, un saluto a tutti dal coro Ana di Gemona, Mandi, Mandi, Tino. Un saluto alla fanfara alpina di Gemona, dagli amici della banda parrocchiale di Cassacco. Un saluto a tutti voi, a tutti gli alpini pronti per Treviso. Mandi a tutta la truppa dell'Albania, scusa, Luca Cosmar, e fra poco con Guido parleremo di Albania. Un saluto alla banda di Orzano, orgogliosa di essere figlia di un alpino. Un bacio a mio papà, Sonia Flaibani da Remanzacco, brava che hai messo il cognome. E buona donata a tutti gli alpini. Mandi un saluto ad Andrea C, Sebastiano e a tutta la banda da Vani e dalla piccola Giulia. Che nome meraviglioso. Candotti, una stella alpina tra tanti alpini. Che meraviglia. Grazie. E un saluto a Milvi. Beh, merita un applauso questo Latin Lover. Vado indietro. Sì, bene, bene. Allora, mi dicono che ha raddoppiato la Juventus col Monaco, Dani Alves, e un tifoso bianconero dice che ha segnato Mandzukic nel primo, confermato. Quindi... Beh, grazie Tarza, ecco, ci siamo. Andiamo con il secondo, ancora con un brano, però prima volevo andare da rappresentante della sezione di Udine. Buonasera. Allora, l'amico... Se si alza in piedi, grazie, e anche l'altro signore, sì. Prego. Allora, io rappresento Soravito, so che è molto più importante di me, ma stasera è impegnato in una riunione e io rappresento la sezione di Udine. Qui il mio amico Bellot, che fa parte dei gruppi di Udine, fra quelli che sono già partiti stamattina, che conosce tutti i percorsi che hanno fatto, programmato per arrivare regolarmente alla sfilata. Sì, comunque è benvenuto. Quindi. Ah, certo, tra l'altro, certo. Martedì prossimo vi proporremo le immagini che Telefriuli manderà in onda in diretta domenica, però martedì prossimo altra puntata alpina, così tiriamo la linea, così Guido Aviani e i rappresentanti delle sezioni ci diranno quali sono state un po' le emozioni, così vi riproporremo durante lo scrigno le immagini. Allora, lei che è sicuramente una persona importante e rappresentativa della sezione, siamo di Udine, importanti. Dove ha fatto l'alpino lei? Allora, ho fatto 3 mesi all'Aquila. E poi ho lavorato a Basiliano, per intenderci, perché c'era il reparto RR e una parte a Gemona, perché avevamo l'autoreparto di Gemona, che dipendeva, prima del terremoto, dipendeva dal comando che era a Basiliano, della Brigata Alpina. Stiamo vedendo le immagini della sezione di Udine, guardi. Sì, è la nostra sede, certo, è la sala riunioni. Guardi, è la sala riunioni, è andato a cercare, vede che è importante. Direttivo. Siamo importanti, sì. Siamo importanti nel senso che noi Udine, tenendo presente, come diceva il mio amico Guido prima, che i 100 anni di Caporetto, Udine ha contato e ha pesato tanto, anche sulle popolazioni, oltre sui nostri nonni che combattevano sui fronti vari. E quindi noi abbiamo l'obbligo di ricordarli principalmente, quindi Treviso, che era la difesa estrema in quel momento lì, quest'anno andarci significa anche ricordare coloro i quali
hanno combattuto per un la patria. Un nome che è legato alla sezione di Udine, di uno, di una persona che hanno parlato. Noi abbiamo parlato di De Bellis, abbiamo parlato principalmente, però vogliamo ricordare tutti, tutti quelli che sono stati presidenti di sezione, perché i presidenti di sezione hanno fatto in modo che questa sezione sia rappresentata e continui a vivere in tutto il territorio, sia, pur come diceva il sottosegretario prima, non c'è la Naia più, peccato, perché sicuramente servirebbe, noi auspichiamo che venga ripristinata almeno parzialmente, però noi cerchiamo di tenere alto quei valori che riteniamo che siano importanti per la nostra patria. Io uso il termine patria. Me lo presenti lei? Allora, lui è Bellot, fa parte di uno dei gruppi di Udine che hanno organizzato la marcia. Sono partiti questa mattina, hanno fatto l'alzabandiera e quindi puoi raccontarlo tu. E quindi tu. Proseguo io. Roberto Bellot, capogruppo degli alpini di Udine Cusignacco. Diciamo che per i gruppi di Udine questa non è una novità, perché siamo andati a Pordenone nel 2014 in una camminata di due giorni, che abbiamo, quindi ci siamo fermati a Codro e poi Pordenone. L'abbiamo ripetuto in occasione del raduno di Gorizia che c'è stato l'anno scorso a giugno, anche qui in due giorni fermandosi a Cormons per poi raggiungere Gorizia. E quest'anno l'abitudine continua a esserci e quindi abbiamo deciso di fare una quattro giorni. Quindi allora guardi, c'è già un messaggio, un saluto al nostro grande capogruppo di Udine Cusignacco, Roberto Bellot, dal socio consigliere Boccia, Nicola, pronti per partire per Treviso in camper con gli altri soci, un saluto anche da parte loro. Grazie. Quindi partite in camper? Sì, noi partiremo come gruppo di Cusignacco, partiremo in camper nella giornata di giovedì e rientreremo nella giornata di lunedì. E abbiamo avuto la fortuna, siamo all'interno, siamo molto vicini alle mura di Treviso. Ecco, approfitto anche dell'occasione per invitarvi, l'ho fatto anche la scorsa settimana, se fate delle foto con i cellulari, con il tablet, mandatemi qualche scatto alla mia email e le manderemo in onda la prossima settimana, massimo entro lunedì prossimo, quindi avete 24 ore per riposarvi e speditele alla mia email, magari descrivendo appunto la foto che ci mandate. Maestro, cosa ci fate sentire? Dunque, adesso noi volevamo... Aspetta che non ho il microfono. Dimmi che cos'è, poi ti faccio parlare. È l'inno della Brigata Sassari. Lì? Beh, bellissimo. E poi recupero il microfono e ti faccio... alta qualità. Thank you.
Beh, allora ti ho promesso che andavo a prendere il microfono, ce ne sono, vediamo, permesso, grazie. Maestro, dovevi dire qualche cosa? Sì, volevo spiegare un attimo il perché, in quanto la Brigata Sassari non appena fu creata il 1 marzo del 1915, poi subito il 21 luglio era presente già qui sull'Isonzo e quindi ci è sembrato giusto in omaggio alla Brigata Sassari che comunque ha vinto 3 battaglie sul fronte, rendere omaggio con questo. Il maestro Azzeni ci ha omaggiato dell'esecuzione di questa parte che mi risulta che non sia diffusa, non sia molto diffusa, quindi per noi è un orgoglio aver potuto eseguirla. Grazie maestro. È la brigata più decorata d'Italia nella prima guerra mondiale, 2 medaglie d'oro al valor militare, nessuno come loro. Allora, mi scrivono, ciao Super Bobo, la Iena. Bobo? C'è un Bobo qui? No, la Iena, non sappiamo chi è. Un abbraccio a tutti, buona adunata a tutti, Alessio Tondon. Complimenti per la trasmissione, dite a Fabrizio Tromba di venire a casa presto. Federico domani parte presto per la gita. Dov'è Fabrizio? Fabrizio? Vieni un attimo. Credo c'è posta per te, caro Fabrizio. Riconosci questo numero? Sì. Non riconosco il testo. Il testo? E i nomi. Sì, sì, è tagliente il testo. Il testo è. Sì, sì, la vogliamo salutare. Qui non si firma questa, penso sia una donna. Sì, è mia moglie. Che si chiama? Che si chiama Donatella. La Donatella, la Dona per gli amici. La Dona, Dona. Sì, 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 sì. Lacando per i colleghi di lavoro. Ah, Lacando. Perché è il cognome. Cando, no, perché Cando? Candotto. Candotto, ho capito. Ecco. Quindi tu ritieni di ritirarti presto? Ma dipende dal maestro e da quelli... Cando o Dona, abbi pazienza. Porta un po' di pazienza, sì, sì. Un pochino. Federico? Federico. Dove va in gita? Va in gita a Zuglio. A Zuglio, in Carnia, Zuglio, sì. Alla Pieve? Esatto. Bene. Leggiamo ancora uno, cosa dici? Tieni un attimo solo il microfono, scusa, grazie. Un saluto ad Andrea, Marco e Davide, a tutti i componenti della Fanfara. Ci vediamo a Treviso, dove con la banda di Cormon saremo assieme al presidente Verdoliva, alla sezione di Gorizia, Flavio e Samantha. Un saluto a zio Seba dal piccolo Leonardo. Tanti saluti a tutti gli alpini, ad Aviani, Moretti, Antonio, Cividale. Un saluto a Igor della banda da Clauzetto. Bene, noi adesso andiamo in pubblicità. Puoi lanciarla tu con la tromba? No. Pubblicità. Maestro, lo autorizza a fare? Prego. C'è che tu, stia dit. Basta non il silenzio, Un po' datato, ma insomma. Sì, sì. Sui tuoi sedili in pelle, le penne stiro in mano e le vacanze in tre. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. La sicurezza è una cosa seria e deve garantire ad amministrazione pubblica o ad azienda privata un servizio puntuale e sempre aggiornato. Per questo operiamo in 3 campi. Assistenza con la gamma completa dei servizi, Emporio per rispondere immediatamente alle richieste dell'utenza, Accademia, formazione e condivisione delle conoscenze per una costante evoluzione. Friuli Antincendi, siamo in via Savoia a Codroipo. PF Group, da 35 anni, leader nel nord e centro Italia per i servizi integrati. Unisce l'esperienza di Pulitecnica Friulana nelle pulizie ordinarie e straordinarie con l'innovazione nella manutenzione, sanificazione, cura del verde, logistica e movimentazione merci. Da oggi anche la ristorazione collettiva a chilometro zero per ospedali, scuole e aziende. Molto più che fornitura servizi. Un'azienda familiare nei valori che aiuta l'ambiente, promuove il territorio e garantisce l'eccellenza. PF Group, al tuo servizio con il cuore.
Quello che conta è fare solamente il meglio. Iuri Giulia, pulizie professionali dal 1992. Un gruppo di professionisti preparati per ogni esigenza. Servizi di pulizie per privati, condomini, uffici, aziende, strutture sanitarie, alberghi, fabbriche e grandi superfici. Siete più sicuri con Giulia Iuri. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Scopri di più su zanuttaspa.it. Quando andrò in pensione e posso unire diversi periodi contributivi? Le risposte le dà Sportello Pensione ogni mercoledì alle 18.40. Esperti di previdenza daranno consigli utili ai telespettatori che possono intervenire in diretta allo 0432 573517 oppure scrivendo le mail a redazione@telefriuli.it. Allora, l'importanza della Dunata Alpina, numeri alla mano, il più importante evento italiano superiore anche a Monza. Un saluto agli alpini di Gorizia, caporal maggiore Alessandro Bonfanti, che saluto, è il nostro caro Cisilin, insomma, doveva esserci ma non si è presentato Bonfanti. Ah, non sta bene. Allora, ha accorciato le distanze Monaco, quindi 2-1 sempre per la Juventus. E c'è una proposta, tra l'altro, di Codotto si chiama? Celotto. Vorrebbe portare la Valletta per una sera a Treviso, però se Elisa, che è la moglie di Celotto, è d'accordo, so che lei ha ricevuto in dono a Natale un decespugliatore dal marito. Che è una cosa di un romantico straordinario, quindi il marito probabilmente voleva essere sicuro che lei rimanesse impegnata. Anche, quindi Elisa, se ha piacere, 0432573517 ci telefona e ci dice se lei autorizza la velina, la nostra valletta a raggiungere. Mi manda, c'è Lotto, ha paura di essere diseredato. Vediamo chi c'è da casa, pronto? Salve. Buonasera, sono qui che che ti guardo e mezz'ora che sono con la cornetta in mano. Come va? Bene. Sono Bruna, ci siamo visti l'altra settimana, 15 giorni fa. Volevo venire su stasera, ma sì, il tempo. Ci siamo visti in studio, ci siamo visti qua. Eri in studio? Certo, sì. Ah, sì, ok, benissimo. Sì. Allora. Un saluto a tutti quanti, quelli che mi conoscono e quelli che non mi conoscono. Hai visto la valletta di stasera? Ho visto, bellissima, una bella signora. È un'opera d'arte. Ma ha messo in gelosia la moglie, ho capito. No? Adesso andrà lei a Morsano. Così. Mi sa che più che lei. Io devo solo dire agli alpini di Morsano che quando erano a Pordenone. Sì. Ho fatto una cena con la protezione civile che era fantastica. Ho mangiato con quelli di Morsano. Penso che la moglie di Celotto, più che raccontare le poesie sui sassi, i sassi li lancia. Stavo riflettendo adesso, Elisa. Se vuoi chiama. Bruna, grazie. Un saluto. Adesso che vedo anche il presidente di Palmanova, un saluto anche a lui. Ecco, solo se diamo un attimo. Ci vediamo a Treviso, eh. Ecco, se volete vedervi, volete dare un appuntamento, Ronuti? Io può darsi che a Treviso ci troviamo. Chi non mi conosce. Adesso ti conoscono sicuro. Mi conoscono tutti. Grazie, Bruna. Domenica sono stata già giù a Treviso. A fare un sopralluogo. Sì, già fatto. Va bene. Tutto, no? Grazie. Grazie del saluto, signora. Ci vediamo tutti a Treviso. Grazie.
Allora andiamo dalla sezione Cividale, rappresentata da? Presidente sezionale Alberto Moretti. Della quale fa parte anche il buon Aviani. Sì, 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 sì. Lui è il capogruppo del gruppo esterno, che è uno dei gruppi che fa capo alla nostra sezione. Senti, Presidente, se ti dico caserma Francescato, cosa mi rispondi? Rispondo che è un tasto dolente, rispondo che parliamo di ottavo alpini, rispondo che è stata una migrazione fisica, non certo una migrazione di cuore, di sentimenti e di anima, perché l'ottavo è e rimarrà sempre nei nostri cuori. Parlare di ottavo significa parlare, oltre che di tanti altri battaglioni, soprattutto del battaglione Cividale, quindi giochiamo un po' in casa. In compenso c'è stata la migrazione fisica dell'ottavo alpini, ma c'è stata anche la migrazione del terzo reggimento artiglieria terrestre, lo definiscono oggi. Noi preferiamo continuare con la vecchia dicitura da montagna. E sono scesi a Remanzacco, e quindi sono scesi ospiti del comune di Remanzacco, la caserma Severino Lesa, tra l'altro Severino Lesa è la nostra medaglia d'oro, quindi fa bella mostra di sé sul nostro vessillo sezionale. Senti, brevemente, diamo qualche numero in quanti... Ma è difficile dare dei numeri precisi. Io penso che a favore della presenza, penso cospicua, alla Dunata di Treviso, sia rilevante il fatto che la distanza è vicina, no? Quindi un'ora e mezza, due, insomma, siamo a Treviso, quindi molta gente si muoverà sicuramente la domenica mattina. E ciò non toglie che le avanguardie partiranno già nei prossimi giorni. Poi c'è da considerare il fatto che ci sono molti gruppi anche della nostra sezione che sono gemellati con dei gruppi alpini veneti, e quindi ci sarà possibilità di alloggio per tutti. Insomma. Presidente, se passiamo un attimo il microfono in seconda fila, se si alza due secondi, lei è? Io sono il responsabile della protezione civile della sezione di Palmenova. Siamo venuti questa sera assieme al Presidente Ronutti. La Dunata è anche un qualcosa di dono alla città che ospita la Dunata, quindi c'è un grossissimo lavoro di volontari delle varie sezioni che vanno diciamo proprio nella città dove vengono accolti, e nelle settimane precedenti alla Dunata donano tantissime ore di lavoro per la manutenzione, per la riparazione, per andare a fare una serie di lavori che sono il dono dell'ANA alla, diciamo, città che ci ospita, e quindi anche questo fa parte della Dunata ed è importantissimo. E poi quest'anno, come tutti gli anni, esiste anche un rapporto, diciamo, tra la protezione civile del Friuli Venezia Giulia e la protezione civile in questo caso del Veneto, perché ricordiamo sicuramente, siamo vicini ai giorni del terremoto, e quindi, come ricordava il presidente della sezione di Gemona prima, abbiamo anche quella mossa all'interno di quella chiesa per ricordare i cantieri del terremoto. Grazie, un saluto a Celotto dagli amici di Val d'Aros, Pradis. Val d'Aros, fermati. Buonasera, un saluto al gruppo Alpins di Nimi, socio Igi Mandi. Allora, vorrei andare un attimo, solo se un attimo, se presta il microfono all'uomo davanti, al Cisilin. Ce l'ho io. Ah, sei microfonato. Cisilin, consigliere nazionale uscente. Confermi? Sono in scadenza, non sono scadente, nel senso che noi possiamo fare 6 anni, 3 anni più 3 anni, sono alla fine del sesto anno, la prossima assemblea, 28 maggio, verrà eletto un altro al mio posto, dopodiché dobbiamo fare un periodo di riposo. Ho capito. Che 6 anni sono stati? Sono tanti, perché chi vuol prendere quell'incarico, ci sono molti impegni, ci sono molte cose da fare. Io ho fatto anche il presidente della mia sezione, credo
che dal punto di vista dell'impegno sia molto, molto più oneroso, perché non si ha la materia prima da gestire, per cui c'è una responsabilità e poi ci sono delle relazioni da costruire, da preparare. Io ho vari incarichi, varie commissioni, per cui c'è tutto un qualcosa da rappresentare, c'è una certa responsabilità. Ecco. Ecco, voglio dire, ma c'è già un nome del successore o no? Sì, è l'alpino Botosso della sezione di Pordenone. Noi abbiamo una rotazione abbastanza ormai codificata all'interno, anche noi abbiamo due consiglieri, c'è il collega Renato Romano che ha preso il posto di Gianni Cedervaz e sta finendo adesso il secondo anno, il prossimo anno è in riconferma. Ma sì, c'è questa rotazione. Se devo dire qualcosa sulla Donata, ecco, devo dire che sono le giornate peggiori per i consiglieri nazionali, perché sono, diciamo, quattro giornate, al di là della preparazione che è a monte, di sacrificio. Perfetto, Cislin, grazie per la testimonianza. Io vorrei, in due minuti e mezzo, caro Guido, ci hai fornito delle foto e anche un video. Tu sei reduce da dove, assieme a... Assieme all'Ario Merlini, un gruppo di alpini di tutta la regione, da Trieste, Palmanova, Udine, Cividale ovviamente, non solo, anche da Vicenza e Treviso. Siamo ritornati, come ogni anno, a fare il pellegrinaggio sulle orme della Iulia, sul fronte greco-albanese. Quest'anno siamo ritornati sul Monte Golico, che fu il calvario dell'ottavo alpini e non solo, perché lassù, esattamente, ecco, su quelle cime, su quelle collinette, a quota 1600 circa, e anche sotto sulla quota 1143, ci sono le salme dei nostri nonni, dei nostri avi, dei nostri zii. E anche quest'anno ne abbiamo trovata ancora una, è la settima che ritroviamo. Finalmente l'ANA nazionale si è decisa, ha organizzato e ha messo in piedi una commissione di cui facciamo parte io, Ilario Merlin e Manuel Grotto come parte operativa. Dobbiamo studiare un piano di recupero delle salme di concerto con l'onor caduti, le autorità preposte, sia italiane che naturalmente albanesi. È previsto proprio lassù di ritornare il prossimo anno e, previe le autorizzazioni che verranno richieste, di riportare le salme a casa, perché ci sono le famiglie che le stanno aspettando. Quest'anno è successo qualcosa di straordinario. Ecco, qui vediamo un momento in cui abbiamo ritrovato la settima salma. Per ora è un ignoto. Ne abbiamo già tre di cui sappiamo il nome. Uno è Angelo Franco da Canova di Sacile, l'altro è Bortolotti Francesco da Maiano, e il terzo è di San Giorgio a Richimbelda, non ricordo il nome, Ilario, ma non importa, verrà informata la famiglia. Questo attualmente è ancora un ignoto, noi l'abbiamo soltanto ritrovato, lo abbiamo seppellito di nuovo, perché non possiamo recuperare la salma, dobbiamo però sapere dov'è, adesso è segnalata, il prossimo anno con le autorizzazioni andremo a riprenderli. Ma quest'anno è successo qualcosa di straordinario, non so, c'è un filmato, ce n'è anche qui. Eravamo io e Ilario sulla tomba della medaglia d'argento a Antonio Marchi di Pordenone, caduto proprio lì dove siamo noi. Quella era la sua sepoltura. Antonio Marchi è stato recuperato dopo la guerra, ma noi eravamo sulla sua tomba e a un certo punto pregavamo e abbiamo chiesto dall'alto che ci guidasse la mano per ritrovare il suo elmetto. Ma così, forse quasi anche scherzando. Eccolo qua. Beh, se questo, io vi dico, scusate, ha del soprannaturale. Perché non è la prima volta che ci succedono cose del genere. Anche l'anno prima abbiamo pregato affinché dall'alto queste salme potessero darci un segno e cinque minuti dopo, anche l'anno scorso, abbiamo trovato un'altra salma. Ora, c'è chi è credente, chi non è credente, noi eravamo lì, pregavamo di ritrovare l'elmetto per poterlo donare alla famiglia, che potesse pregare per l'anima di questo ragazzo di 30 anni morto da valoroso per obbedire alle dure leggi di una guerra più stupida delle altre, per la campagna di Grecia, fu un assurdo storico. Comunque, questi ragazzi sono morti e noi pregavamo sulla tomba di questo, ma stavamo proprio pregando e è uscito l'elmetto. Beh, se questa, non lo so, lascio a voi. C'è da commuoversi. Guido, grazie. Grazie a voi. Allora, qua scrivono
Qualche dun a Sivise del capitano Mazzoli, il capitano Sdiavelà della Val d'Ogna. Un caro saluto, viva gli alpini, da un ex fante motorizzato del primo battaglione San Giusto, Cravate Rosse di Trieste, Stefano Tassotto da Sistiana. Un saluto ad Andrea C e Sebastiano E da Vani alla piccola Iulia, questo è, l'abbiamo già letto. Auguri a tutti gli alpini per la loro 90esima donata di domenica a Treviso, complimenti alla banda alpina di Gemona. Domenica dove sarete con il campanile? Ah, dove sarete col campanile della domenica? Sandro Rapignano, saremo a Villa Manini di Passariano per, appunto, per Sapori e Proloco, e proprio all'interno di questa trasmissione ci saranno appunto dei collegamenti con Treviso e anche nel pomeriggio quando ci sarà la cronaca di Crotone Udinese. Direi che possiamo andare in pubblicità, poi ripartiremo, no, una telefonata. Pronto? Pronto? Le penne stiro in mano e le vacanze in treno, forse anche per te. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero uno nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Il gruppo Nicli compie 30 anni di attività. Sabato 20 maggio, dalle 16 in poi, festeggiamo insieme questo traguardo presso la carrozzeria in via Udine 26 a Rive d'Arcano. Gruppo Nicli, dal 1987 al vostro servizio. In occasione della 90esima adunata nazionale degli alpini che si svolgerà il prossimo 14 maggio a Treviso, Telefriuli per tutta la giornata vi proporrà una serie di collegamenti in diretta durante le trasmissioni Il Campanile della Domenica e nel corso di Poltronissima per Crotone Udinese. Ancora una volta Telefriuli al fianco delle penne nere. Lo sapevo, il gioco a quiz con protagonista e le proloco della regione vi aspetta ogni giovedì in diretta dalle 20.45. Domande legate al territorio, gioco in friulano e il domandone per il pubblico a casa. Conosci il tuo Friuli Venezia Giulia? Scoprilo ogni giovedì in prima serata su Telefriuli. Ogni martedì alle 20.45 prendetevi due ore dedicate a Telefriuli e seguite Lo Scrigno, la trasmissione di riferimento che si dedica alle tradizioni popolari. Un appuntamento per raccontare il Friuli di ieri e di oggi. Bene, allora mandi da Sandro Bandiera il macellaio, quando venite a San Canzian di Sonzo a fare una trasmissione sul vero tiramisù. Invitateci e verremo, cosa vuoi che ti dica. Sandro da Pignano ci ringrazia per l'informazione del campanile, che ricordo sarà domenica in diretta da Villa Manini di Passariano. Da Cabia un saluto al capogruppo di Gemona Gubbiani per dimostrare grande competenza per il suo mandato. Viva gli alpini. Buona sfilata a tutti gli alpini da Alessandro e Federico. Una telefonata. Pronto? Pronto? Chi è? Sono Carmiluzzi Giuseppina Virilli, chiamo da Gemona del Friuli. Sì, prego. Volevo salutare il presidente di Gemona, Ivo Del Negro, il capogruppo Gabriele Gubbiani. Volevo anche ringraziare tutti gli alpini e tutte le loro mogli e compagne che hanno reso possibile il momento conviviale di sabato 6 maggio dopo la cerimonia alla caserma Goi Pantanale. Di cui abbiamo parlato poco fa, perfetto. Ecco, io non ero in collegamento, stavo guardando adesso sul computer, perciò non ho sentito. Ecco, benissimo, grazie signora. Volevo salutare anche Ronuti, Verdoliva, Cisilin, tutti, perché mi conoscono bene, perché mi occupo dei ragazzi che sono morti lì in caserma della cerimonia. Allora un abbraccio a tutti gli alpini. Grazie signora. Buonasera. Buonasera. Arrivederci. Non hai il microfono però, prendi il microfono. Ce l'hai? Bene.
Dicevi, caro? Un augurio anche alla signora, perché sta passando momenti difficili. Beh, e quindi adesso sta meglio? Diciamo, sta recuperando. Sta il giorno prima per venire alla cerimonia. Benissimo. Allora, io vorrei andare da questi signori, se si alzano due secondi. Ci siamo sentiti via email e questa è una trasmissione che insomma, ospita molto volentieri eventi insomma, sfondo benefico o comunque a sostegno delle associazioni benemerite del territorio. Voi rappresentate Trevisan? Allora, io sono un privato e noi rappresentiamo però la LIFC, la Lega Italiana Fibrosicistica, e io sono l'organizzatore di un concerto che avrà luogo il 19 maggio al Teatro Giovanni da Udine, un concerto blues. E si intitola Blues by Frus, appunto, ed è in beneficenza alla Lega Italiana Fibrosicistica, come ho già detto, di cui la Anna Zangrando, che qui a fianco a me, è la presidente. Ecco, Anna, andiamo da lei, presidente. Ecco, spieghiamo l'importanza di partecipare a questo evento. Ho visto un uomo con qualcosa di verde. Sì, una vostra vecchia conoscenza, penso. Qualcosa di vergognosissimo. Vergognosissimo. Ecco, Galantini, che è ben... insomma, si presta a queste iniziative di solidarietà, è una persona molto generosa, quindi ci sarà anche lui. Certo. Sì, lui presenterà, non sarà proprio in veste di cabarettista, ma in questo caso qualche battuta spero la farà, però presenterà la serata. Allora, signora, intanto dobbiamo dire che questo è un evento per raccogliere fondi. Per raccogliere fondi per la nostra associazione. Io sono Anna Zangrando, la presidente della LIFC FVG, Lega Italiana Fibrosicistica, del Friuli Venezia Giulia. Ecco, senta, è un problema che colpisce molte persone. È una malattia genetica che colpisce vari organi, perché noi tutti abbiamo del muco e chi ha questa malattia ne ha in più. Per cui bronchi, polmoni, pancreas, fegato, è una malattia degenerativa per cui si nasce e se la porta avanti tutta la vita. E fino a pochi anni fa, fino a una ventina di anni fa, l'età media era 7 anni, ora abbiamo raggiunto l'età di 40, per cui siamo già soddisfatti. E ci sono stati fatti passi avanti da gigante. Abbiamo isolato il gene, insomma, nel senso che parlo al plurale, non che l'ho isolato io, che non sono dottoressa, ma i nostri ricercatori. E noi naturalmente quello che faremo su quella serata, il 19 maggio, al Teatro Zanon, l'anno scorso l'avevamo fatto allo Zanon, al Giovanni, andrà interamente, perché i musicisti suonano gratis, tutti vengono gratis, e l'intero ricavato andrà alla nostra associazione. Senta, non si guarisce, ma si può convivere con questa malattia? Sì, si può convivere, già in vista sempre il trapianto bipolmonare, purtroppo, però insomma una volta non c'era, per cui diciamo grazie. Adesso noi faremo per uno screening, prendiamo sui soldi per uno screening al portatore che viene già stato presentato in regione dai dottori del Burlo, perché quanto noi serve? Siamo seguiti al Burlo. Come? Quanto serve? Adesso non so quanto serve, però parecchio. Questo sarà un piccolo aiuto, insomma. Quindi ricordiamo il 19 di maggio alle 20:45. Alle 20:45. Ecco, andate, riempite il... Invito gli alpini, tutti anche, che siamo qua, perché so che di sicuro fanno sempre qualcosa per le associazioni. Ha aiutato anche noi nel passato, anzi ringrazio gli alpini di Maniago, visto che sono qua. Perfetto, avete visto più volte la locandina, quindi andate e cioè, vi divertirete. Vi aspettiamo numerosi. Dica. E poi lo spettacolo sarà sicuro... Microfono bene sulla bocca, signora? Sì, no, volevo passare a lui che è più bravo per presentare, sì? Che lo spettacolo sarà bellissimo. Appunto, bene. Cosa devo dire? La locandina ha detto quasi tutto, non so se siete riusciti a leggerlo. Ci saranno numerosi musicisti, tutti facenti parte qua al Friuli, sono tutti quasi udinesi, a parte un gruppo che arriva da Trieste. Tutti suoniamo blues, è la crema del blues friulano. Ci saranno vari ospiti, fra i quali il Granitico, Beppe Lentini, Barbara Enrico, Anna Maria dell'Oste, Jimmy Barbiani, insomma sarà un bel concerto. Grazie. Grazie. Quindi a voi. Memorizzate, 19 maggio, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, aiuterete insomma, questa associazione proprio per la ricerca sulla fibrosi cistica. Allora... Paroni, peccato che gli alpini stanno invecchiando, ma le auguriamo buona sfilata e in bocca al lupo una signora di Faulis. Beh, insomma,
Sarà tua moglie, Ronutti. Un grande abbraccio a tutti gli alpini, Marilena. Saluti agli alpini di Adunati, io ne ho fatte 34, quest'anno mi mancherà perché il mio alpino è andato avanti, ci dispiace. Allora, direi che possiamo andare con la Candotti, che ha ben 5 minuti e 50 per la sua rubrica, e poi andremo dritti dritti in pubblicità e poi ripartiremo con un brano della banda alpina di Gemone e poi c'è Baldo, cara Candotti. Quindi grazie Pierangelo. Ecco, con la Candotti non parliamo di alpini, ma parliamo di calcio del campionato carnico. Però mi sono vestita di verde in onore degli alpini. Quindi, ecco. Allora, beh, campionato carnico che in un certo senso poi a un certo punto richiamerà anche gli alpini nel corso del mio racconto. Che il campionato carnico non è solo un evento sportivo di per sé, come partite di calcio, però rappresenta e ha rappresentato tantissimo in passato per la Carnia un vero e proprio evento di aggregazione sociale, perché da quando è nato, diciamo, soprattutto all'inizio, sia all'interno dei paesi, quindi la coesione sociale fra i ragazzi, eccetera, sia all'interno del territorio tutto della Carnia, perché poi ha aggregato tutti i vari paesini, che ovviamente chi parte da Amaro per andare su a Sochieve non è che ci va tutti i giorni, tutte le domeniche così, alla fine, diciamo, in pochi anni si è creato un tessuto sociale all'interno della Carnia proprio partendo dalla partita di calcio. E diciamo che anche a livello mediatico il campionato carnico riscuote, è molto seguito, c'è la radio, ci sono i vari siti. E abbiamo ben 40 squadre divise in tre categorie. Quindi la prima, ovviamente, la seconda e la terza. Però io farei un minimo di storia, perché questa è la cosa più importante, no? Si parte dalla guerra, dal primo dopoguerra, dove c'è appena appena la palla che ci se la butta così un po' alla buona, e mentre nel secondo dopoguerra, anche in Carnia, arriva il gioco calcio. Però alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'è stato un episodio meraviglioso che si inserisce nel contesto proprio dell'occupazione tedesco e cosacca in Carnia, che vede, dunque, ormai la guerra era persa, e un ufficiale tedesco, per evitare che questa ritirata dei tedeschi e dei cosacchi fosse drammatica, organizza una partita di calcio ad Ampezzo fra cosacchi e italiani, per lo più, diciamo così, partigiani. E la cosa meravigliosa è che questa partita c'è stata. Arbitro era un italiano che aveva lavorato in Germania, quindi era ritenuto neutrale al massimo. E i cosacchi avevano portato la fanfara anche, e c'erano un migliaio di persone a vedere. Insomma, la partita è iniziata, diciamo che non è finita perché poi c'è stato un episodio per il quale è stato meglio sospenderla, però anche in Carnia c'è stato anche questo episodio che rappresenta, insomma, lo sport a volte è motivo anche qua di pace e aggregazione. E poi succede che, finita la Seconda Guerra Mondiale, c'è stato un gruppo di persone, fra cui un tal Dorigo, che ha pensato bene di cominciare a creare dei tornei, così, a livello quasi amatoriale. E questa cosa ha preso sempre più piede. E ovviamente non è come adesso che gruppi WhatsApp, questo e quell'altro, tic-tac. Man mano che le realtà sportive si affacciavano a questa cosa qua, è sorta la necessità di avere un'organizzazione un attimino un po' più importante, e quindi si è appoggiato alla FIGC. Insomma, a farla breve, il 6 maggio del 1951 c'è stata la prima partita del campionato carnico con 10 squadre, e nel giro di 7 anni era doppiata, oggi appunto ne abbiamo 40, e insomma la cosa man mano si è sempre più perfezionata, al punto che adesso abbiamo un'organizzazione, insomma, di lustro fino, anche perché il campionato carnico è l'unico campionato in tutta Italia che si disputa d'estate, da maggio ad ottobre. Ed è andato talmente bene che poi hanno pensato alla Coppa Carnia, alla Supercoppa, insomma, per allungare, anche perché diciamo pure l'apporto che poi c'era stato da parte dei soldati che facevano i militari in Carnia
E qui c'è stato il grande apporto di persone, anche perché si è così ingrandito l'evento, perché c'erano tantissimi militari che ovviamente non rientravano spesso in licenza e quindi per loro è stato anche un toccasana un attimino avere lo sport, il calcio da giocare la domenica, andare ad allenarsi, trovare le ragazze che magari guardavano la partita e difatti poi tanti militari si sono fermati in carne perché hanno trovato insomma, l'anima gemella, ecco. E ultima cosa da ricordare e che questo, anche questo un pochino ricorda gli episodi allegri che, come la donata degli alpini, che chi è andato a vedere una partita del campionato carnico sa benissimo che il dopo partita è molto bello, molto anche impegnativo, so perché è impegnativo, come le adunate degli alpini, belle ma impegnative. Ecco. Grazie. Prego. Grazie a Flavia Candotti. Allora, salutate il trombettista Alberto che è molto timido, suo fratello Fede. Tanti saluti al Pancor di Cassaco che suona anche con i veci della Giulia. Ci vediamo a Treviso. Mandi Alberto. Buonasera a tutti gli alpini, specialmente ai nostri friulani. Un saluto all'alpino Gianni Ciani da parte dei soci del 17° Club Frecce Tricolori. Io chiederei alla Martina Beraldo, che si trova in regia, di venire un attimo qui in studio. Due secondi, perché io volevo salutarla. Volevo salutarla. Martina, se c'è un microfono, per favore. Grazie. Martina, vieni, vieni. Allora, volevo salutarla perché questa è l'ultima puntata che farà con noi, perché l'esperienza Telefriuli termina, Martinuti, sì o no? Sì. Termina, dopo quanto tempo? Sei mesi? Dopo sei mesi. Diciamo che esperienza è stata, no? Come? È stata una buona esperienza, una bella esperienza. L'esperienza da stagista. Da stagista. Che ricordo ti porti? Oh, un bel ricordo. Lei sperava sempre che mi sembrasse in turno allo scrigno, perché ti sei affezionata un po'. Sì, sì, sì. Ma certo. Sono obbligata a rispondere no, di sì, no? No, okay. Stai scherzando, sei liberissima. No, beh, sì, è una bella esperienza. Bene. Vuoi salutare Butazzoni? Va bene. E tutti i colleghi? Sì, saluto tutti ovviamente. Bene. Quando finisci? Domenica, no? O sabato? No, finisco, sì, sabato. Bene. Non voleva uscire, ma è stata obbligata. Bene. Grazie Beraldo. Bene. Grazie. Grazie. Bacino. Grazie. Lanci tu la pubblicità, per favore. Va bene. Pubblicità. Grazie, Beraldo. Grazie. Grazie. A tra poco. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili. In occasione della 90ª Adunata Nazionale degli Alpini, che si svolgerà il prossimo 14 maggio a Treviso, Telefriuli per tutta la giornata vi proporrà una serie di collegamenti in diretta durante le trasmissioni Il Campanile della Domenica e nel corso di Poltronissima per Crotone Udinese. Ancora una volta Telefriuli al fianco delle penne nere. Scopri Telefriuli in alta risoluzione. Seguici sul canale 511 HD. Ogni domenica mattina sintonizzatevi sul canale 11 di Telefriuli e seguite le puntate del Campanile della Domenica, una produzione che mette al centro dell'attenzione eventi e paesi. Bene, allora è arrivata una telefonata, i parenti di Pistoni Guido, sono il figlio Romeo Pistoni e la moglie, morte presunta sul Golico, morte presunta verso la metà del 1941. Di fatto marzo 1941 ci sono stati tre attacchi consecutivi, almeno la quota 1143, è uno di quelli, è lì.
E quindi di fatto umilmente chiedono, trovatelo. Siamo qui per quello e li riporteremo a casa, vero Ilario? Li riportiamo, è una promessa a tutti i friulani e a tutti gli italiani. Li riporteremo a casa. Dovessimo andare a Roma... Bene, comunque l'impegno c'è. No, no, lo faremo. Non l'impegno c'è, ormai quello l'impegno c'è da 15 anni. Li riportiamo, li riportiamo. Abbiamo una sorpresa, non so cosa sia successo. Al telefono. Sì. Al telefono. Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera. Buonasera, sono Beppe Lentini. Ah, caro Lentini. Ciao Daniele. Come va? Abbastanza bene, grazie. Intanto volevo complimentarmi con la trasmissione, come al solito è sempre una gran trasmissione. Poi con gli alpini, che sono nel cuore di tutti, naturalmente, e logicamente voglio ribadire che sono del cast con lo spettacolo che si farà, che abbiamo parlato prima. Sì, 19 di maggio. La festa del blues. Ecco, speriamo che venga tanta gente per questa iniziativa veramente molto di cuore. Ecco, ci sarò anch'io e ci saranno anche degli altri ospiti. Ci sarà anche il grande rock and roll insieme al blues, mi raccomando, venite in molti. Grazie Beppe, grazie. Un forte abbraccio a tutti voi e a tutti i telespettatori. Grazie alla sensibilità di Beppe Lentini per aver chiamato in diretta. Allora, io direi di andare... Baldo, tu sei pronto? Alzati, caro. Sull'attenti. Dobbiamo prendere un attimo la Palombo. Com'è Palombo il gesto? Con calma, no? Intanto dobbiamo dirvi che la Juventus ha ottenuto il pass per la finale di Champions League. E intanto credo che il buon Buttazzoni, dopo questo annuncio, schiaccerà molto volentieri. Occhio, guarda, ha tutto un altro suono. Buonasera a tutti. Stasera restiamo in tema un po' battagliero, perché vogliamo ricordare alcune vicende interessanti che sono accadute circa 200 anni fa, quando Napoleone venne in Friuli per la seconda volta. Nel 1805 dichiarò di nuovo guerra all'Austria e decise di puntare direttamente a Vienna. E numerose furono le battaglie, ma una importante avvenne sul Tagliamento il 16 marzo del 1805 e lì si trovò la strada spianata per andare verso Udine, naturalmente passando prima per Bertiolo a salutare la famiglia Paroni che ben conoscevano. E poi andò... Non conoscevi? Cosa Napoleone. Non è che ero sopra pensiero, ma che cavolo sta dicendo? prego, prosegua. È passato per Bertiolo, no? È andato e poi si è piazzato a Villa Manin, perché Villa Manin a lui gli piaceva molto. Sicché stette qualche anno lì in panciolle e dopo nel 1809 decise di andare su di nuovo a battagliare con gli austriaci. E l'armata era composta da parecchi militari comandati dal viceré d'Italia Eugenio de Bernier e andarono su per la Valcanale e non trovarono alcuna resistenza fino al forte di Malborghetto. Il forte di Malborghetto non era ancora finito di costruire ed era difeso da 5 o 600 al massimo granatieri al comando del capitano Ensel. Allora Eugenio Bernier, che aveva circa 6.000 soldati con sé, chiese la resa incondizionata e la risposta fu nein. E allora all'alba del 14 maggio del 1809 gli francesi attaccarono e fu una battaglia disastrosa con molti morti e si protrasse ben oltre il forte fino nella piana di Ugovizza e di Camporosso, per cui si dice che il nome di Camporosso sia stato dato al paese per il sangue versato dai soldati nel fiume Fella, ma è solo una leggenda. Invece il corpo del valoroso capitano non fu trovato purtroppo, ma si trovò, si dice, almeno si dice, che si trovò una lettera nella quale alcuni giorni prima lui si era promesso il sposo con una valigiana di Malborghetto e avevano siglato il loro amore sotto il tiglio ultracentenario che si trova davanti al Palazzo Veneziano.
e purtroppo questo amore non ebbe nessun risultato. Per quanto riguarda invece il nostro Napoleone, non proseguì per Vienna, perché l'anno dopo, nel 1810, sposò Maria Luisa d'Austria d'Asburgo e la fece imperatrice di Francia. Però Napoleone notoriamente non era un marito molto fedele e non stava molto a casa. Preferiva starsene a Villa Manin e andare in giro per le campagne friulane col suo cavallo bianco. E gira che ti gira, cosa successe? Incontrò una bellissima fanciulla di nome Beatrice e si innamorò. Questa era la bella di Chiasielis, figlia del farmacista locale. Ma i due non si incontravano nella Villa Manin, perché era piena di diplomatici e di generali. Si incontravano in un posto che tu conosci bene, penso. Aridaie e qui? Sì, a Santa Marizza. Ah, quindi Varmo. Quindi, a due passi da Bertiolo, caro Baldi. Quindi, ruota tutto attorno. Che tutto concorda, no? E qui finisce la vicenda. Ah, abbiamo... E durò un breve appassionato amore, ma poi dopo Napoleone, sai che era un po' volubile. No, no, sì, sì, è vero. Sì, vero. Tu che lo conosci bene. Conoscevo bene. Grazie, Baldo. Andiamo con l'ultimo brano, che è? Sì. 4 maggio. Thank you.
Bene. Grazie Comoretto e grazie a tutta la banda alpina. La prossima settimana speriamo di avere un'altra banda alpina. So che Comoretto si sta muovendo, spero. Non lo so, io finché non li vedo non ci credo, quindi tu fai pressioni. Martedì prossimo quindi torniamo con gli argomenti, cioè appunto faremo un bilancio di quella che è stata la dunata di Treviso. Prima di salutarvi abbiamo preparato questa cosa perché tutte le cose terminano, quindi siccome sono 11 anni che facciamo questa trasmissione siamo andati un po' indietro nel tempo, o meglio ci è andato buon Buttazzoni, ha abbinato un brano del quale non so che cosa abbia combinato, insomma vediamo che cosa ha montato per noi il nostro Pierangelo per dirvi grazie. Buonasera, buonasera cari telespettatori, eccoci con la penultima puntata dello scrigno di questo anno 2009. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure. E cancello il tuo nome dalla mia facciata. E confondo i miei alibi e le tue ragioni. I miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo. Li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Bene. Diciamo che fino al 30 di maggio vi accompagneremo con queste clip per dirvi grazie per questa bella esperienza che sta volgendo al termine. Bene, allora, dove è Valletta? Valletta? Lei ha un microfono? No. No, prenda il microfono. Vogliamo... Milvi, tutto ok? Sì. Vieni Milvi un attimo. Vieni un attimo, Santa Madonna. Santa la Madonna. Vieni cara. Queste sono... Caro Martinez, queste sono le mie preferite, cioè, eccola qua. Guarda, non so se notate, l'occhiale in tinta con... Sì. Abbastanza sexy questa parte qui però, sì, eh? Sì, no, ma il braccio solo. Il braccio solo, beh, accontentiamoci, sì. Comincia dal braccio. Milvi. Ti ho visto là, che giovane che eri. Ti ringrazio per la tua... Però pesavo qualche chilo in più, però. Sì. Sì, obiettivo. È vero. Ero più morbido, grazie cara. Più morbido. Diamo la buonanotte? Sì, la trasmissione è finita. Sì, sì, che sì. Bel momento. Bellissimo per tutti, spero sì. Sia stato divertente. Vicino alla Valletta che è un... Sì, è divertente. Sì, sia stato divertente. Diamo la buona dunata. Buona dunata a tutti gli alpini. E alle mogli degli alpini, alle fidanzate, tutta questa gran figli, famiglia. Figli, mogli, madri, e sorelle. E tutti. Sì. Sì. Bene, buonanotte. E allora. Ci vediamo martedì prossimo, buonanotte a tutti. Valletta, lei vuole aggiungere qualcosa? Buonanotte a tutti e tanti auguri per la sfilata. Grazie. Buonanotte, grazie a Buttazzoni. Un saluto particolare a Martina Beraldo, Palombo e Modotto. Fatevi un applauso, buonanotte. In treno, forse anche per Tini. Per...